semplice l'amore. Possibile l'amore per chi lo sente, lo trova intorno, per chi lo vuole l'amore. Se tu ci credi non costa niente, ma crederci è importante, vale la pena volerlo sempre e ricercare l'amore. Noi saremo domani, noi saremo il cammino, perché l'amore condiviso darà la voglia di amare. Fatica, l'opera iniziata già viveva la scuola della croce e così si esprimeva. Il crocifisso è il grande libro dell'amore. Chi sa il crocifisso sa tutto. Dal dolore del crocifisso Bartolomeo e Vincenza videro grondare carità. Dagli occhi, dal labbro, dal cuore, dalle ferite. E il loro volto si irradiò e divennero carità. Tanto da far dire, adorabile Redentore, riconoscerò voi stesso in ciascuno dei tribolati, dei poveri, dei malati, di chi soffre nelle carceri, chi è vagabondo e forestiero, nei giovani. Amabilissimo Redentore, carità infinita e senza riserve, che sei morto per noi, mentre ti eravamo nemici, rinnova in ciascuno di noi la grazia e la gioia della tua misericordia. Conservaci sempre l'allegrezza del cuore, la confidenza in te e un santo coraggio in tutte le opere che riguardano la tua gloria e manifestano la tua carità. È un attimo la vita, è fragile la vita, nel correre seguendo i tempi buttiamo via i momenti. Noi brevemente i primi giorni della presenza delle suore qui a San Gregorio. Fui mandato qui il 16 ottobre del 1970 in una situazione difficile e arroventata e mi sono subito reso conto che il parroco da solo non avrebbe potuto farcela. Tornai dal vescovo e gli dissi: o un altro prete o quantomeno le suore. Il vescovo mi rispose: un altro prete, dove qui? Le suore. Ho provato con le suore di Maria Bambina diverse volte, abbiamo scambiato alcune delle lettere. All'ultima lettera inviata alla provinciale di Venezia
poco fa non ha ancora ricevuto risposta. Quindi l'indirizzo della madre provinciale, signora Carla Tagliapietra, e di altre tre suore consigliere, di cui ricordo in maniera particolare madre Antonietta Borghi, che ancora puntualmente ogni Natale, ogni Pasqua mi precede sempre. Sì. Con delle riflessioni che per me diventano un programma di vita e di attuazione pastorale. E dovevano le suore andare in Sicilia, suor Pasqualina, suor Luigina e suor Marcellina. Era, insomma, il consiglio si era orientato per la Sicilia. Però durante questo consiglio madre Carla Tagliapietra tirò fuori questa lettera scritta su consiglio e indicazione del vescovo, la lesse. Dopo madre Carla Tagliapietra si alzò madre Antonietta Borghi, pure a me ha scritto la stessa lettera. Si alzarono altre due consigliere, pure a noi ha scritto la stessa lettera. E noi non avremmo difficoltà a mandare le suore a San Gregorio. Le altre, se voi siete orientati verso San Gregorio, noi non abbiamo difficoltà a che, insomma, venga programmato così. Quando le suore sono arrivate, prima è venuta proprio madre Teresa, cioè madre Antonietta Borne, con altre due suore, io siamo arrivati appuntamento alla stazione di Battipaglia, che era lì la fermata unica nella zona nostra, io mi sono avviato lì con la mia trappolina, la 500. Quando sono arrivato lì ho visto che sono scese tre suore, sono messe le mani nei capelli, come chiamo un taxi. No, non si preoccupi, andiamo bene così. Sono venuti a San Gregorio, hanno visto la canonica che era qui a questo posto. A fianco da quest'altra parte c'era la chiesetta della Nunziata. Dopo averla vista hanno detto no, per noi va benissimo, per noi è una reggia. Era Dio mio fatta, realizzata come meglio possibile. Per non portarla per le lunghe, nel gennaio successivo, e così suor Pasqualino, voi siete arrivati nel gennaio successivo, ecco, del 1971. E sono, da allora sono presenti qui. Però, ecco, questo sì, ritengo, poi chiudo, non... Ho chiesto a madre Carla Tagliapietra, ma chi è la vostra protettrice, cioè la vostra fondatrice? E mi ha detto, la nostra fondatrice è Santa Bartolomea Capitani. E allora poi, praticamente, ma, e allora si vede che è proprio un dono di Santa Bartolomea Capitanio, perché a me è capitato un episodio particolare. Quando ero a Salerno nel seminario, tenevamo l'abitudine di andare il 31 dicembre sera nella cappella con i seminaristi affidatimi per sceglierci il protettore per tutto l'anno. A me è capitato, proprio l'ultimo anno che sono stato in seminario, è capitato come protettrice dell'anno Santa Bartolomea Capitani. Sentita nominare qualche volta, però non ne conoscevo niente. Sono corso subito da San Paolo, sentite, procurate una vita di Santa Bartolomea Capitani, perché poi i ragazzi che mi erano affidati, ogni tanto dicevano, a voi quale santo è uscito? E volevano naturalmente sapere poi che cosa ha fatto in particolare. Quindi le suore di San Paolo, il ministro, dice, stiamo cercando ma non riusciamo a trovare nessuna vita, dobbiamo procurarla. Me ne hanno procurato una, però mi hanno detto vecchia, ingiallita, dall'Averio, basta che insomma, ci sia scritto dentro quello che Santa Bartolomeo fa, e ho cominciato di lì. E naturalmente quando poi insomma, sono andato via da Salerno, ho continuato a tenerla tra i miei protettori, e nelle altre parrocchie dove sono andato la tenevo come, insomma, tra i protettori, come uno dei protettori a cui abitualmente mi rivolgo quando posso fare con più tranquillità le mie preghiere. E quindi pure a lei, Santa Bartolomea mia, mettici le mani qui. E ce l'ha messa in maniera tale che il 26 gennaio
le sue suore sono arrivate a San Gregorio. Il resto è storia che può raccontare meglio di me solo Pasquale. Tanto tempo di vita in vita, l'amore non saremo, non saremo, noi saremo, perché l'amore diviso sarà. In mezzo alle campagne e
ricordo i vari incontri con i giovani, le scampagnate che abbiamo fatto, quando giocavamo sotto qui alla chiesa. E dopo quei due anni, ecco, sono ritornata 5 anni fa, e ecco, e qui ho cercato di dare tutto quanto era nelle mie possibilità. Ecco, ricordo questi anni come dono del Signore, l'incontro con gente semplice, con ragazzi entusiasti, bastava dare una piccola, far accendere il fiammifero e il fuoco si accendeva. Ecco, una terra in cui, ecco, regna tanto la tranquillità, regna anche la vicinanza delle persone tra loro. Adesso San Gregorio è tutta ricostruita, ma quando porta con volta le scale che all'esterno delle porte ravvicinano tantissimo la gente. Certo che una stella senza cielo morirà, è il nostro amore che un domani non avrà, fratello. Mentre qui comincia un mondo, un altro finirà, mentre questo grande mare ci divide già, c'è tutto il nostro amore che le sue rive perderà, fratello. A bambino non si bagna, che lo voglio regalare. Bada bene, non se bagna, che lo voglio regalare, lo voglio regalare, perché è un bel mazzetto, lo voglio dare al mio moreto, questa sera quando viene. Lo voglio dare al mio amoretto, questa sera quando viene. Non è così, non le sapete così. No, non imbrogliate. Tutta sera, la sera quando viene, sarà una brutta sera. E perché sabato sera e non è venuta a me, e perché sabato di sera e non è venuta a me. Elina, mi fa piangere, sospirare, mi fa piangere, sospirare. Dirà che son tranquilla. Ehi, cavaliere, coraggio, vieni qua, non ci incoraggiamo. Ma a me mi piange il cuore e per sempre piangerà. Ma a me mi piange il cuore, ma per sempre piangerà. Thank you.
Aspetta, sono mezza tre. Povera donna con un dai padone, a di qui si torni la partita. Che ha come fine quello di inviare un messaggio a tutti voi di carità e di preghiera. Sono proprio queste le basi che hanno caratterizzato l'Istituto di Maria Bambina, fondato dalla maestra Bartolomea Capitanio con la collaborazione di Suor Vincenza, le quali si sono ispirate alla carità ardentissima del Redentore, con una vita tutta impegnata al bene del prossimo. Questo istituto, fondato prima a Lovere nel 1832, oggi si è ramificato in tutta Italia da circa 25 anni. Da circa 25 anni al sud e non solo, anche a livello internazionale. Ciò a dimostrazione di quanto sia stata grande la loro intuizione e il loro grande amore verso i più bisognosi. Durante la serata ricorderemo il lavoro delle suore nell'ambito della nostra comunità, attraverso alcune testimonianze, e vi mostreremo come sono state e sono incisive operanti nella formazione sociale, soprattutto attraverso i giovani. Noi tutti ricordiamo i corsi di ricamo, la formazione del coro, i vari campi scuola, il catechismo, l'ACR e la loro operosità a livello infermieristico, specialmente nel periodo del dopo terremoto. Ognuna nel corso degli anni ha lasciato un segno e noi le vogliamo ricordare e salutare una per una. Suor Pasqualina, Suor Marcellina, Suor Luigina, Suor Albina, Suor Bartolomea, Suor Valentina, Suor Ada Maria, Suor Maddalena, Suor Luigina, Suor Deodata, Suora Matilde, Suor Silvia, Suor Augusta, Suor Mariangela, Suor Benedetta, Suor Gesualda, Suor Bartolomea, Suor Anna Maria, Suor Angela Maria, Suor Adelaide, Suor Lucia, Suor Augusta, Suor Giampiera e Suor Alessandra.
con un forte applauso diciamo loro grazie. Gennaio del 71 e buona parte dei gregoriani era in piazza Annunziata ad aspettare il filmino di Francuccio che arrivasse da Napoli. Ed eccolo finalmente, il pulmino da cui sono scese tre suore, Suor Marcellina, Suor Pasqualina e Suor Regina. Sono le suore di Maria Bambina e chi non ricorda che cosa hanno fatto per noi? Hanno preso per mano una comunità bambina nella fede e l'hanno incamminata verso una fede adulta. Ognuno di loro ha curato un aspetto importante per la nostra comunità. Suor Pasqualina ha messo subito insieme un gruppo di ragazzi che hanno allietato con le loro voci tutte le funzioni religiose e ha dedicato il tempo restante alla preparazione della biancheria per la Chiesa e non solo. Chi non ha in casa un portagrissini, un portapane o un centrino, una tovaglia da tè preparata da Suor Pasqualina. Suor Marcellina si dedicava alla pulizia delle chiese, coinvolgendo alcune persone di buona volontà, ma i ragazzi di allora, gli adulti di oggi, la ricordano soprattutto per aver organizzato la sala giochi nella cripta della Chiesa Madre, che la domenica si riempiva di giovani, di ragazzi che prima giocavano, poi salivano su in chiesa partecipando così alla Santa Messa. Non c'è una persona oggi che non ricordi con affetto i momenti trascorsi in quella sala giochi, unico divertimento di un paese povero qual eravamo. E poi chi non ricorda Suor Luigina, il gigante buono che è entrata in tutte le case di San Gregorio, specialmente nei momenti di bisogno e di sofferenza. Tutti conoscevano le sue punture, fatte in un istante, senza darti il tempo di riflettere o di rifiutarti. Era senza fronzoli, ma di un'umanità disarmante. Come appunto dicevo, era un gigante buono.
A mio nonno, per esempio, che aveva paura delle punture, diceva sempre: «Hai fatto la guerra?». Lui rispondeva di no e lei ribatteva: «Ecco perché hai così paura delle punture, perché non sei un uomo vero». Dopo un po' di tempo a queste tre suore se ne aggiunse un'altra, suora Albina, che è stata per noi bambini di allora la confidente, l'amica, la maestra, la nostra compagna di giochi. Infatti è stato con lei che abbiamo organizzato le prime scampagnate. È stata lei la promotrice dell'apertura della scuola materna comunale e con lei che abbiamo continuato ad usufruire della sala giochi. È con lei che si ballava quando era carnevale e non solo. È con lei che si organizzavano le colonie, offrendo così l'opportunità a tanti bimbi di vedere per la prima volta il mare. D'estate poi era una festa, come ci ha ricordato ieri sera Suor Bartolomea. Arrivavano da Venezia alcune ragazze a fare i campi scuola a San Gregorio. Manco a dirlo, a San Gregorio, che a quei tempi veramente non offriva niente. Si ricamava insieme a loro e ad altre suore che venivano da Venezia per tutto il mese di luglio e con i lavori realizzati si organizzavano feste di, pesche di beneficenza. Sono stati anni bellissimi e proficui. Le suore ci hanno dato tanto, ma penso che anche noi giovani di allora ricompensavamo ampiamente le suore col nostro slancio, con la nostra gioia di avere e di dare. Era un atto di amore vicendevole e Suor Pasqualina, presente in mezzo a noi, può testimoniarlo. A proposito di Suor Pasqualina, io volevo a tutti i costi essere del coro, ma lei con tanto tatto un giorno mi disse: «Figlia mia, tu puoi dare tanto alla comunità di San Gregorio, ma non nel coro». Aveva ragione lei, le mie corde vocali infatti non ne volevano sapere del canto. E così cominciai a fare catechismo, prima ai bambini, poi ai ragazzi e continuo. Arriviamo con la memoria all'anno terribile del terremoto e ci viene subito in mente la dolce Suor Maddalena e poi Suor Benedetta, Suor Bartolomea, Suor Mariangela, Suor Angela Maria e tutte le altre, Suor Giampiera, Suor Alessandra, mi scusino le suore che non ho nominato, perché tutte hanno lasciato il segno. E oggi più che mai ringraziamo Dio per averci donato le suore a San Gregorio e preghiamolo affinché restino sempre con noi. Non è un compito facile loro, specialmente oggi che i giovani hanno mille cose da fare, super impegnati, pare che non abbiano il tempo, specialmente per Dio. Insieme quindi preghiamo Dio affinché i nostri giovani non si disperdano e sentano il bisogno di Dio. Come diceva Suor Santa Bartolomea, Suor Bartolomea, conservaci sempre l'allegrezza del cuore. La confidenza in te è un santo coraggio in tutte le opere che riguardano la tua gloria e manifestano la tua carità. Thank you.
quando venni a San Gregorio per le vacanze di Pasqua, mi dissero le mie amiche, sai, ci sono le suore, vieni, vieni. Io, curiosa, mi ricordo che stavano in chiesa madre. Andai dietro all'altare e la prima suora che ho conosciuto è stata Sor Pasqualina e stirava il manto della Madonna addolorata perché ci si preparava per la Pasqua. Così poi ogni volta io aspettavo l'estate, le vacanze per poter stare con le suore. Mi ricordo ancora Gesù, abbiamo visto che era figlio di un carpentiere, era carpentiere, e così mi ha dato l'impressione Suor Marcellina, proprio questo mi ricordava del Vangelo. Lavorava, aveva un grembiule, tutto di suora aveva solamente il velo, solo così si distingueva che poteva essere un velo, ma che era una suora, ma sapeva dipingere, inchiodare, pitturare, era muratore, era falegname, insomma ha messo su la sala giochi, la crippita che non si riconosceva, racimolando i pezzi che c'erano, e così il biliardino, il tavolo da giochi, ed eravamo sempre lì, come già è stato accennato prima, la domenica prima della messa c'era l'oratorio, si giocava e dopo giustamente ci si fermava in chiesa ed ecco che piano piano entravano in noi le suore, ci facevano catechesi prendendoci dal lato giusto, da quello del gioco, perché quando uno è bambino si attira proprio dal gioco. Poi mi ricordo ancora di Suor Albina, la scuola materna. Io all'epoca avevo dentro di me l'idea di insegnare nella scuola materna, di essere insegnante di scuola materna, per cui l'opera di Suor Albina mi attirava tanto e tutti i miei tempi liberi, ogni volta che potevo, chiedevo sempre se potevo andare all'asilo da lei e giocare con lei, e non mi accorgevo che dentro di me forse nasceva piano piano già da allora qualche cosa. Poi ancora i campi estivi di Suor Luigina Milani, mi sembra che era così il cognome della suora del ricamo, era conosciuta per distinguerla dalla suora infermiera che avevano lo stesso nome, Suor Luigina uno, Suor Luigina l'altra, e come si distinguono? La Suor Luigina delle punture e la Suor Luigina del ricamo, e io andavo sempre a ricamare, tutte le mie estati erano sempre alla scuola di ricamo, ne ho fatti di lavoro. Poi ancora mi ricordo di Suor Valentina, io ho piccoli flash di quello che le suore hanno fatto tramite la mia esperienza. Incisiva è stata anche Suor Maddalena, ricordo che quando andavamo per gli incontri catechistici lei sempre ci riuniva e ci portava a campagna insieme con il parroco, oppure ci incoraggiava quando ce ne volevamo andare, quando ci eravamo stufate, non mi va, ecco, noi la chiamavamo Maddalena, io la definivo come un carabiniere, perché in chiesa ti diceva ti devi sedere qua, devi fare questo, devi fare quell'altro, però era una figura incisiva ed era bello perché è rimasto dentro di me il ricordo di Suor Maddalena. Ultimo, ancora molto incisivo per me, è stato il ricordo e la figura di Suor Benedetta, è stata la svolta decisiva per me e per la mia scelta di vita. Lei ci ha guidato come catechiste, non era solo quello, era qualcosa di più che dama, era il non entrare dentro di te per forza, ma qualcosa che ti faceva nascere un interrogativo e poi ti era vicino, ti stava vicino e ti aiutava e ti ascoltava nei momenti bui, nei momenti più importanti. E ancora comunque dall'inizio alla fine resta per me dentro il mio cuore, che porterò per sempre, Suor Pasqualina, quando io ancora facevo parte del coro. Infatti mentre ascoltavo i canti dicevo, mamma mia, come torna indietro la mia mente, come mi sento di là e ora sono al di qua. Mi sono un po' commossa ricordando questo tempo. E io ringrazio con voi e con tutti voi, ringrazio le suore per quello che sono, per quello che hanno fatto e perché sono qui in mezzo a noi. Grazie.
E ringrazio anche perché se io sono quella che sono oggi è per quello che voi mi avete trasmesso. Grazie infinite, grazie. Thank you.
ci avvolge la luce del sole che lieve tramonta sui giorni passati. Adesso la strada continua, nuovi germogli sui nostri passi. Fratello, sento che l'ora d'una preghiera antica. Thank you.
pregare le giovani perché ci sostituiscano, altrimenti anche qui presto le suore se ne vanno. È quindi una cosa importante, prima di tutto la preghiera. Poi volevo solo dire grazie a voi perché ci avete sempre accolti così come siamo. Grazie perché ci avete aiutati ad essere ospitali, ad amarci e ad amare questa terra. Questa è la cosa più importante. E grazie ancora di cuore di tutto. E grazie ancora a voi per la vostra presenza discreta e significativa a San Gregorio. Un applauso ancora alle suore. Chi è che lo prende? Prende.